Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacialosphere in questa guida slash gameplay slash walkthrough slash let's play, chiamatelo come volete, di Fire Ash che sto facendo dall'inizio alla fine, quindi da Kanto fino ad Alola. Siamo ormai addirittura d'arrivo anche per la quinta generazione, anche per Unima che è durata di meno rispetto alle altre, almeno per ora, perché in questa puntata andremo a prendere l'ultima medaglia di Unima. Andremo a sfidare quindi Velia o Velia, dipende come pronunciatela, che è un nome un po' strano per la traduzione in italiano perché io avrei lasciato tranquillamente il nome inglese che è Roxy, che ha anche molto più senso perché Velia è una chitarrista facente parte di una banda rock, di un gruppo rock, e Roxy è anche un nome molto più appropriato, no? Mentre Velia non so bene a che scopo chiamarlo così. La nostra squadra comunque è questa, Crocodile, Unfezant, Pikachu, Oshawott, Pinite e Livanni. Ormai sono tutti evoluti, sono tutti al loro massimo stadio di potenza che possono avere. Questa è la squadra, penso, più forte che Ash possa avere in Unima. Forse si potrebbe sostituire Oshawott con Palpitoad per avere qualche boost in più, però a me piace tenere Oshawott, a dire la verità. E andiamo a questo punto. Io nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Veglia, slash Roxy e della sua palestra, della sua città che è Zondopoli, e iscrivetevi al canale per non perdermi i prossimi caricamenti. Allora, nello scorso episodio abbiamo già battuto anche questi allenatori che si trovano su questo percorso, sul percorso 8, come vedete, per portarci un po' avanti rispetto a questo video. Però avevamo lasciato il percorso 9 intatto, quindi andiamo a battere la gente qui sul percorso 9, eccoci qua, prima di andare a Zondopoli. Facciamo un po' di riscaldamento, che ne dite? Ecco qua, battiamo lui. Iniziamo con il primo allenatore di questa parte. Biker Philip. Philip Gallagher, attenzione. Avete mai visto Shameless? Se non l'avete fatto, andatelo a vedere che è molto molto carino. Perlomeno le prime 3 stagioni, poi potete anche lasciarlo stare. Allora, Scraggy, tipo Buiolotta, se non sbaglio, quindi andremo di Unfezant. Eccolo qua il nostro bel fagianone. E andiamo di Aerassalto, super efficace. E addio, Scraggy. E il primo allenatore, Philip, è andato. Diamo un'occhiata a questo percorso. Per non si sa bene quale motivo c'è un centro commerciale all'interno di questo percorso. Watch it. E ci sono anche alcuni allenatori da battere. Zeke, che ha visto l'attacco dei giganti, sa chi è Zeke. Non lo dirò qui per non fare spoiler. Allora, andiamo contro questo che è di tipo buio, se non sbaglio, buio acciaio. Andiamo di Earthquake. Super efficace e addio Pwnyard. Poi andiamo un po' più avanti, andiamo a sfidare anche quest'altro centauro. Un percorso pieno di centauri. E dal punto di vista dei Pokémon selvatici non credo che cambi molto dal percorso 8 che abbiamo affrontato nella scorsa parte. Bene, andiamo di Brick Break. Dai, non muore davvero. E lui che danno mi ha fatto, scusami? What? Con 5 livelli in più, Breccia di Crocodile non uccidono Scraggy? Sembra un po' strano. A questo punto però andiamo davanti a Unfezant. Deve prendersi un po' di punti esperienza. E teniamoci Oshawott qui. Andiamo a fare questa lotta in doppio. Zucca pelata e centauro. Zucca pelata che copre totalmente lo spray del centauro. Kass e Reese. Reese dai, Malcolm in the Middle. Per forza. Ok, mi hanno abbassato l'attacco, ma tanto userò volo così da evitare il surf di Oshawott e poi userò surf. Strana l'animazione di surf. Ok, andiamo ancora di surf su tutte e due. Vabbè, qui avrei potuto fare acquagetto effettivamente su Crocorock. Così da non colpire il mio Unfezant. Guardate che danno che ha fatto Oshawott su Unfezant. Fortissimo. Ok, ma hanno in capo Scraggy e Garbodor. A questo punto io andrei ancora di volo su
Garbodor e Surf su tutti. Adesso riusciamo ad attaccare noi, niente. Oshawott non attacca per primo, ma va bene così. Ci sta dopo tutto. A questo punto io manderei Crocodile con Terremoto. Ecco, bravo, diminuisce un po' l'attacco di tutti. Poi va di Earthquake. Weak Armor, perfetto. Garbodor verrà shottato da Terremoto. Ah, pure paralizzato il nostro Unfezant. Ok, andiamo allora di Quick Attack e Brick Break. Ah, peccato. Rimasto paralizzato. Ok, abbiamo battuto Cass e Reese. Una lotta abbastanza ardua, a dir la verità, però ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo ancora qualcuno da usare qui come Pokémon, quindi manderei davanti Pignite. E curerei... Vabbè, non curo, tanto abbiamo solo una battaglia da fare. Abbiamo ancora quella lotta in doppio da fare, basta, quindi mandiamo loro due. Usiamo questi due per il doppio, qui non possiamo passare, giusto? Opelucid City is having some problems right now. It would be best if outsiders didn't come in right now. Niente, stanno avendo qualche problema in città ed è meglio se i visitatori non ci vadano. Qui sotto c'è magari qualche strumento da prendere, vediamo. Ah, guarda lì, sì, ce n'è uno. Allora, prima sfidiamo questi allenatori. Lotta in doppio. Osi entrare nel mio negozio? Non provare nemmeno a rubare la mia roba. Oh, questi sono incazzati, sono i gestori del negozio, Bert e Flo. Che mandano in campo Mincino e Mincino, ok. Noi abbiamo Pignite e Livanni. Io andrei con Brick Break su Mincino e Xissor sull'altro. Fuori uno. E fuori due. Ora tocca Lampent e Herdier. Andrei con Assurance su Lampent e Xissor su Stoutland. Ah, mi ha abbassato un botto l'attacco. È stato colpito anche da Shadow Ball. Ok. Andiamo ancora, anzi andiamo di Heat Crash su Stoutland e Xissor su Lampent per forza. Dovremmo comunque riuscire a tirarlo giù, infatti. Vediamo cosa riusciamo poi a fare con Marchia tutto. Intanto Pinit sale a livello 44 e dovrebbe imparare Head Smash. No, aspettate, voglio vedere. Ho sbagliato, ho premuto per sbaglio B, fatemi vedere qui. Ah, 80% di precisione. No. No. Heat Crash, niente, non riesce a sfondare. Andiamo allora di Brick Break su di lui. Anzi, su di lei. Su Lipard. Sì, tecnicamente lui è Lipard e lei è Stoutland. E andiamo poi di Lacerazione, sperando di fare il brutto colpo su Stoutland. Non abbiamo fatto brutto colpo. Ah, Nemesi. Mi ha colpito con Nemesi e avevo anche il bonus per il fatto che aveva appena morto uno dei suoi compagni. Andiamo a Pikachu allora. E andiamo di Electro Ball su Lipard. Mentre Lacerazione... Ah, non posso usare la stessa mossa. Ok, allora Xissor su Stoutland. Guarda lì, oh, resistono, eh. Beh, anche perché Lipard è molto veloce. Quindi il bonus al danno di Pikachu di Electro Ball non è poi altissimo. Andiamo di... Così. E... Ah, non posso usare la stessa mossa, è vero. Questo, vai. Lipard se ne va. E Felstinger. Andiamo poi di Thunder Punch e Xissor. Ok, tosta questa battaglia, mi è piaciuta. Vi ho detto tosta, l'ho affrontata con tipo 3 Pokémon su 6. Mentre loro avevano effettivamente 6 Pokémon. Però mi è piaciuta. Ok, in questo market non vendono niente di particolare. È un market, un centro commerciale come gli altri. Quindi non mi metto nemmeno ad esplorarlo. Andiamo invece a prendere questo strumento qui sotto. Mentre ci beccheremo per forza dei Pokémon selvatici. Un altro Zebstrika. O Zebstrika, che dir si voglia.
L'abbiamo catturato proprio nello scorso episodio, quindi facciamo subito fuga. E proseguiamo. Cerchiamo di evitare un po' di erba alta. Eccoci qui. Prendiamoci questo HP up. E vogliamo. Anzi, no, non vogliamo. La barca è proprio qui fuori che ci porterà a Zondopoli. Ferro Seed, anche lui, già catturato proprio nello scorso episodio. Quindi torniamo di qui. Ecco qua, ne beccheremo sicuramente un altro, per forza. Altro Ferro Seed. Fuga, fuga, fuga. E a questo punto andiamo a prendere la barca che ci porterà a Zondopoli. Passando di qui, parliamo col marinaio. Vai. Ed eccoci a Virbank City, ovvero Zondopoli. I wonder what else is out there. I've never left the city before. Questo non ha mai abbandonato la città e si chiede cosa ci sia fuori, appunto, nella città. Salve. Roxy, o meglio, Veglia praticamente, è una delle capopalestre più forti. Solitamente vince anche senza provare, anche senza provarci nemmeno. È fortissima, è spaventosa. Ok, vedremo. Questo dovrà pescare. E qui abbiamo Meloetta. Ok. Prima di andare da Meloetta esploriamo la città. Welcome to Verbank City. This place is home to a lot of performers. Roxy is in a band too. Ecco, c'è detto appunto che Verbank City, ovvero Zondopoli, è la casa di molti artisti. E appunto Roxy è capo di una band. Hai mai sentito parlare del Team Rocket? They were around here earlier for something. Some kind of Pokémon, I think. Il Team Rocket era qui in giro, qui intorno, però non sa bene per cosa, probabilmente per rubare dei Pokémon. Unova ha tutti, o meglio Unima, ha tutti i tipi di Pokémon. Most are from Unova, Toad. La maggior parte sono comunque da Unima. Ok, dovremmo aver già messo in ordine tutti i Pokémon. Sì, abbiamo infatti il box praticamente libero. Abbiamo curato i Pokémon, vero? Sì. A questo punto rimettiamo davanti Oshawott. Ora tocca al buon Oshawott fare un po' di esperienza. Andiamo ad esplorare questa città. Qui ci sono degli strumenti nascosti. Vediamo un po'. Questo ha smesso di provare a sfidare e a vincere contro Roxy. È troppo difficile per lui. E qui troviamo una Rare Candy. Salve. Guarda la taglia di quella barca, la grandezza di quella nave. Lei vorrebbe possederne una. Non ho mai capito la fascinazione per il possesso delle navi. Cioè, capisco andare in barca, ma possedere una nave? Boh, non ho mai capito il fascino di questa cosa. I'm looking for a coughing. Questo vorrebbe scambiare il tuo coughing per il suo Gurdur, ma anche no, grazie. A parte che Gurdur l'abbiamo già catturato, quindi non è un problema. Poi, tu mi porti da qualche parte? I take to the seas every day. I can't stay away from it. Ok, niente, questo parte per il mare. Parte per mare ogni giorno, non riesce a stare lontano. Ok, dice Meloetta, qua non possiamo passare, giusto? Mi dispiace per il mio iPhone. Beh, allora andiamo a parlare a Meloetta. Questo Pokémon sembra in pericolo, sembra nei guai. Take it along for now, portalo con te per adesso. Meloetta inizia a seguirti. Ok, portiamoci quindi Meloetta alla palestra ed ora possiamo entrare. Eccoci qui. Abbiamo una lotta in doppio. Questi hanno Pokémon di tipo veleno, giusto? Quindi andrei con Crocodile e Amphezant come lotta in doppio. Andiamo di terremoto. Let's rock. You're not stopping, Roxy's Gem. Va bene, vediamo un po'. Billy e Nikki. Oh, Crocodile e Amphezant contro questi qui sono perfetti, eh? Tu vedi Earthquake e poi vedi Aerosalto su quello che potrebbe sopravvivere. Via, morti tutti. Easy. Koffing e Koffing, sperando che non abbiano tutti e tre, tutti levitazione. Uno sicuramente non ce l'ha perché ha Neutralizing Gas. Andiamo ancora di Aerosalto. Neutralizing Gas dovrebbe averlo lui, giusto? Iniziamo a fargli. Ok, perfetto. Nessuno di loro ce l'aveva. Levitazione. Però uno è rimasto con un HP. Amphezza a livello 42 dovrebbe imparare Air Slash.
No, R/ è speciale, tra l'altro glielo abbiamo tolto proprio all'inizio, aveva già R/ Confezant. E andiamo a questo punto di Brick Break, ma la lotta finirà con attacco rapido in realtà. E abbiamo sconfitto Billy Joe e Q. Va bene. Not cool. Invece sì, è stato davvero fantastico. Andiamo quindi a dare una curatina al nostro Unfezant, con una pozione magari qui poi, ecco fatto. E andiamo a sfidare la capopalestra Roxy, guardala qua, fiera. Quindi, lasciamo, sì, inizieremo con Crocodile ovviamente, e andiamo. Salve, pensi che tu possa essere una sfida per me? Vediamo se... Well, let's turn it up to 11, then, and see how it goes. Penso sia tipo alziamo il volume, turn it up to 11, un modo di dire inglese per alzare il volume al massimo, e vediamo come va. In fact, I dare you to use your whole team against me. Maybe then it will be a challenge. Ci permette di usare tutta la nostra squadra contro di lei, forse così sarà una vera sfida. Ok, molto presuntuosa questa Roxy. Molto presuntuosa. Qualcuno dovrebbe rimetterla al suo posto, che ne dite ragazze? Andiamo noi? Ecco che ha levitazione, infame. Sludge Bomb ci avvelena? Fortunatamente no. Allora andiamo di... Andiamo di Rock Slide. Ah, lo sostituisce? Oh, godo! Questo si prende un Rock Slide super efficace in faccia. Andiamo ancora di Rock Slide. Minuisce la velocità, ma non è un problema, perché adesso Scolipede ci lascia. Garbodor, lasciamo Crocodile. Tra l'altro sono dei livelli più alti dei nostri, parecchio più alti. Però è anche giusto perché noi possiamo usare 6 Pokémon, lei 3. Perfetto. E andiamo ancora di terremoto. Gank Shot. Azz, colpo critico. Mi ha quasi ammazzato. Vai via, Pokémon sacco della spazzatura. Ed infine Koffing, cambia Pokémon. Mandiamo lo Shawott, così che possa prendere un po' di punti esperienza. Tanto contro Koffing può farcela tranquillamente. Andiamo di Surf. Effettivamente Fango Bomba mi fa parecchio male. Ah, è pure Baccacedro? Ok, no, non può farcela lo Shawott contro di lui. Mandiamo Pignite. Effettivamente anche 6 livelli indietro non sono proprio pochi, eh. E andiamo di Heat Crash. Perfetto, abbiamo quindi battuto la capopalestra Veglia, o, che dir o Roxy, che dir si voglia, di Zondopoli. you've got some game, ok. E ti sei guadagnato anche la medaglia tossina. La medaglia tossica. Credo medaglia tossina. E anche questa MT. Sludge Wave. Fangonda dovrebbe essere. It can also poison the opponent. Può anche avvelenare l'avversario. Come back and rock out anytime you want. Vieni a fare un po' di rock ogni volta che vuoi. Ma Meloetta ci continua a seguire per sempre? No. Ecco che Camilla arriva. Tra l'altro Camilla, campionessa della quarta gen, non della quinta. Però eccola qua. Ci salve ancora, Glacial. Ti stai divertendo qui ad Unima? Un amico, un nostro amico in comune. He's staying with me, and they thought you might. They? A friend of yours? Ho prenotato un amico dei tuoi. He's staying with me. È qui con me. E they thought you might want to visit. Perché they, se è a friend, è singolare, quindi non capisco il they. Vabbè, comunque vorrebbero che tu li visitassi. Sono ad Andella Town in questo momento, cioè starò ad Andella Town, ovvero Spiraria. You can get there by going east through Nimbasa City. Ma andando ad est da Nimbasa City dovrebbe essere Zefiropoli, forse? O Sciroccopoli, forse Sciroccopoli, Nimbasa City. There is also going to be a competition. The Pokémon World Tournament Junior Cup. Ci sarà anche una bella competizione. Appunto la Coppa Junior del torneo Pokémon mondiale. I'm sure you will be a great participant. Sono sicura che sarai un ottimo partecipante. Ti aspetterò. Non farmi attendere troppo, non metterci troppo.
Ok, ma noi Meloetta ce la dobbiamo portare dietro tutto il tempo. Vattene, Meloetta, sei un po' troppo invasiva. Ok, ma non posso lasciarla nel box in qualche modo. Niente, Meloetta ce la portiamo dietro a questo punto. Per sempre, così. Beh, iniziamo allora ad andare ad affrontare gli allenatori nel percorso. Ah, non posso usare volo se ho qualcuno con me. E allora come faccio a togliermi dalle balle, Meloetta? Scusatemi. Non posso parlarci. Questa non me lo toglie. Non me la toglie, anzi. Tu, niente. Molto strano. Molto, molto strano. Allora, fatemi provare a fare un viaggetto con il marinaio. Qua. Yes. Adesso me la toglie. No, ce l'ho ancora. What? Ma che strano. Va bene. Forse provo a fare un posto libero in squadra. Così magari entra in squadra. Al posto di seguirmi. Proviamo a depositare un Pokémon. Anche se mi sembra strano che debba fare così. Proviamo a depositare un attimo Pinite. E non entri in squadra comunque, vero tu? Zero. Non è che devo portarla da qualche parte? Da qui magari no. Beh, la città l'ho esplorata tutta, nessuno mi chiedeva di Meloetta, nessuno nemmeno parlava di Meloetta. Fatemi andare a vedere un po' cosa bisogna fare per liberarsi di questa Meloetta, perché è strano. Ok, ci risono. Allora, no, Meloetta a quanto pare viene con noi, cioè non ce ne ribelliamo per un po' di tempo, viene proprio con noi. Quindi a questo punto dovremmo usare i teletrasporti, immagino, per muoversi nella città. Esatto, Musharna può teletrasportarci, quindi andiamo in Nimbasa, riprendiamoci Pinite. Meloetta ci segue così volando. Meloetta è un Pokémon che non ho mai utilizzato in vita mia. Mai. Anche perché, appunto, come vi dicevo, alcuni Pokémon peculiari della quinta gen, dalla quinta gen in poi, non li conosco proprio bene. Però a questo punto possiamo andare a Nimbasa, appunto Scirocco-poli, e proseguire lungo il percorso ad est, come ci ha consigliato Camilla. E dovremo affrontare un bel po' di allenatori qui, quindi direi di farlo. Andiamo con Oshawott davanti. Così da fargli prendere un po' di punti esperienza. E prendiamo questo strumento, Heal Ball, una bella cura ball. Sfidiamo questa allenatrice. E quindi ora Meloetta viene con noi, ma anche nell'anime, quindi è così. Cioè, Meloetta a un certo punto va insieme ad Ash. Carina come cosa. Però mandiamo Phezant contro Olivanni. Xissor, giustamente, non ci fa niente. E andiamo di aerosalto, danno 4 per, addio Olivanni. Oshawott a livello 41 vorrebbe imparare Smooth Dance. No, grazie. Non penso tu avrai mai il tempo di poter impostare Smooth Dance prima che qualcuno ti shotti, caro Oshawott. Fossi stato Samurott non sarebbe stato male. E tra l'altro sei attaccante speciale in questo momento. Samurott con Sword Dance non è per niente male. Oh, Excadrill contro Oshawott. Mi sa che il nostro Oshawott ora farà una bruttissima fine. Andiamo di surf. E invece, fossa, infame. Niente, sostituiamo allora. Mandiamo un Phezant. Così non si prende il colpo di fossa. Però certo è un problema andare a Phezant perché noi non gli possiamo fare nulla ora. Gli faremo un bel ritorno. Però il danno, eh? Rock Slide dovrebbe reggerlo, sì, andiamo di attacco rapido. Bella lì. Così i punti esperienza vanno su quelli che devono andare. Ecco fatto. Poi qui abbiamo un centauro da affrontare. Andiamo a curare i nostri Pokémon con una bella super pozione. Sia Oshawott che Unfezant. Sì, ho detto una bella super pozione. Mi sa che ne usate tre. Andiamo a sfidare il tipo, il centauro.
Eccolo qua, Bike Hector, che va nel campo Scolipede. O Scolipede. Allora, Ice Beam dovrebbe essere forse super efficace, vediamo. No, normalmente efficace. Cambiamo Pokémon allora e mandiamo proprio Amphezant di nuovo. Fanno una bella coppia, Oshawott e Amphezant. Bug Bite ci fa pochissimo, fortunatamente. E andiamo di volo. Vai, Fagiano, vola in alto. No, ha mancato volo. Che brutto quando missa volo. Ecco fatto. Crepa Scolipede. Oshawott a livello 42, perfetto. Mach contro Mach, mandiamo ovviamente Crocodile con un bel terremoto. Sì, che tecnicamente Crocodile forse si pronuncia, dato che ha due O su Crocodile. No, si è buggato. È crashato di nuovo. Niente, riparto e ci rivediamo di nuovo qui. Tra l'altro quel Mach è un Mach di Alola. Sarà stato lui a far crashare tutto? Chi lo sa, vedremo. Attenzione, attenzione, va, ok. Non è successo niente, allora non devo tagliare. Ok, state attenti ad affrontare questo allenatore. E state attenti anche a far evolvere Oshawott. Nel frattempo fatemi salvare un secondo, per sicurezza, così almeno il gioco rimane salvato. E andiamo a sfidare gli allenatori che ci sono qui sotto. Camper Peter. Tra l'altro ragazzi sappiate che dopo aver battuto l'ultima palestra, quella di Roxy, potete tranquillamente andare a catturare i tre moschettieri. Quindi Virizion, Cobalion e Terrakion. Vi farò vedere nel prossimo episodio però dove sono e come prenderli. Andiamo di Surf. Non conviene. Allora, andiamo di Amphezant. E Oshawott inizia ad essere un po' debolino, eh. D'altronde siamo alla fine. Ha resistito più di quanto mi immaginassi, in realtà. Perché Oshawott ha tenuto botta davvero tanto. Cioè, fin proprio all'ultima palestra è stato molto utile. Ero assalto su Scrafty. Ok, andiamoci a prendere questo strumento. HP Up. Poi andiamo a darci ancora una bella curatina con le super pozioni ad Amphezant e a Oshawott. E andiamo. Altro centauro. Ah, tu non mi sfidi? Questo non lo vuole più. E ci dà una carbonella, così, gratis. Grazie. Ringraziate sempre quando vi regalano le cose, eh. E andiamo a sfidare Crissa, che va nel campo Swanna. Ok, gelo raggio su Swanna. Non è super efficace, però dovrebbe fare comunque un buon danno. Oh, congelata! Si gode congelata. Altro Ice Beam. Peccato che abbia messo Acquanello poco prima di essere congelata. Peccato. Ok, tanto adesso crepa. Attenzione, Air Slash da parte di Swanna, ma la tiriamo giù con un altro geloraggio. Poi Liepard, cambia un Pokémon contro Liepard e direi di mandare Pinite. Una bella breccia e dovrebbe risolvere la situazione. Vai. Honklose. Aumenta attacco e precisione, ma non gli servirà a nulla. Perfetto. E altra super pozione su Oshawott, sì. Per poi andare ad affrontare l'ultimo allenatore di questo percorso. Gentleman Daniel. Attenzione, Stoutland. Stoutland è ostico per il nostro Oshawott, però usiamo Vendetta. Grazie, ora morirai. No, gli abbiamo fatto pochissimo danno invece. Com'è possibile? Oshawott. Ah, è Vendetta, forse non è rivincita. Non è contrattacco, scusatemi, è Vendetta, quindi semplicemente ha un bonus fisso al danno, non in base a quello che prendi. Allora andiamo di Amphezant. Stavo pensando se mettere Amphezant oppure Crocodile. Direi che Amphezant va bene. Con un bel Quick Attack dovrebbe risolvere la situazione. Esatto. Oshawott a livello 43 vorrebbe imparare Idropompa, ma no. E Amphezant a livello 44. Ovviamente il buon Oshawott non si può evolvere.
qua. Ed ora possiamo arrivare a Spiraria. Quindi andiamoci. Così da sbloccare anche, immagino, il teletrasporto verso Spiraria, Andella Town. Quel bambino è indemoniato. Cosa sta facendo esattamente? Va bene. Can you believe the Sinnoh League champion stays here? What an honor. Giustamente, puoi credere che la Lega di Sinnoh sia qui a Spiraria, che è una cittadina abbastanza piccola? Che onore. Slow down, child. Relax and enjoy the view. Calmati. Rilassati e goditi la vista. Ecco, ci mettiamo qui, godiamoci un po' la vista. Questo è Boldore che dice solo Boldore. Death Meloetta. It has to be. Oh, attenzione, ci sfida. Ci sfida un avventuriero, Golur, che ci manda contro. Ecco, anche questo che non è un Pokémon, è un gormito praticamente. Allora, andiamo di Surf, dovrebbe essere super efficace. Volo? Davvero? Golurk usa volo? Che cacchio? Mandiamogli contro Pikachu allora. Ok, ti sta bene. E poi andiamo di Electro Ball. Oddio, non ha effetto, vero? Non posso combattere questo Pokémon con Pikachu perché non ha effetto niente. Usiamo allora Pikachu per curarci un attimo Oshawott. Ecco, curiamocelo ancora. Anzi, curiamoci un Pheasant anche. Perché Golurk effettivamente è un po' tosto da buttare giù. Ci reggiamo un volo per poi usare il terremoto, dai. Un volo di Golurk lo reggiamo, per forza. Non è manco stab. E in più eliminiamo l'attacco. Sì, straretto. Andiamo di Earthquake. No, non è super efficace, davvero. Terra contro roccia non è super efficace. Golurk mica è spettro roccia. Ok, comunque l'abbiamo battuto. Cosa vuoi dal mio Meloetta? Ah, tu stai proteggendo Meloetta. Bravo. Ero preoccupato rispetto a quello, riguardo a quello che avrebbe potuto accaderle. Questo era il Junior Cup Tournament. Qui le persone in acqua sono completamente indemoniate. Guardate cosa sta succedendo a quella tipa lì sotto. Stranissimo. Più si va avanti, più arrivano i bug, giustamente. Le prime parti sono quelle che sono state più testate, più aggiornate, programmate meglio. Più si va avanti, è inevitabile che poi le regioni aggiunte ultimamente siano afflitte da più bug. I'm so ready to watch some battles. This is gonna be amazing. Questa è pronta a guardare le battaglie, sarà fantastico. Allora, io però volevo prendere, ecco qui, Reveal Glass, grazie. You were invited to visit Cinzia. You must be a special trainer. Sei stato invitato direttamente da Cinzia, ovvero da Camilla, devi essere un allenatore speciale. Questo non vive qui. Viene qui solo quando può. È un buon punto per le vacanze, giustamente, la casa vacanza, no? Entriamo qui dentro. Salve. Prendiamoci questi avanzi. Oh, degli strumenti davvero molto utili, eh. Tra l'altro lo strumento che abbiamo preso prima, fatemi vedere cos'era un secondo. Perché mi sembra l'abbiano messo negli strumenti chiave. Infatti, Reveal Glass. Uno specchio che rivela la verità. È un misterioso specchio che that returns a Pokémon back to its original shape. Che fa ritornare un Pokémon nella sua forma originale. Ha a che fare con Meloetta, magari, ragazzi. Ditemi a cosa serve questo strumento. I never understood training. Keep what you earned, not what someone else did. Giustamente, non ho mai capito gli scambi, no? Cioè, tieniti quello che ti sei guadagnato, non quello che hanno fatto a qualcun altro. Questo sta cercando un cincino, vuole scambiarlo per Munchlax. No, grazie. Non abbiamo cincino e abbiamo già Munchlax, quindi no. Entriamo nel centro Pokémon, diamoci una curata. Ecco fatto. Perfetto. Salve. Non sono sicuro che questa cosa funzioni. Prism Scale ci ha dato. La Prism Scale è uno strumento evolutivo, corretto? Esatto, fa avere determinate specie di Pokémon. Allora, questa poi me la metterò via io con calma. Non abbiamo catturato nuovi Pokémon in questo episodio. Want to learn Relic Song? No, grazie, a parte che nessuno dei miei può impararla, Relic Song. Abbiamo esplorato tutto, manca di andare di qua. No, abbiamo esplorato tutto, sì, questa è la Sinnoh League, lì c'è la tipa indemoniata. E a questo punto, ragazzi, direi che insieme a Meloetta, eccoci qua, possiamo finire questo episodio. Vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Meloetta come Pokémon, della sua parte nell'anime e di quello che andremo. Di Roxy, anzi, di Roxy barra Veglia come capo palestra.
e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!